Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo vlog degli Scovasapori on the road. Oggi andremo al panificio Calcagno di Ponte Pietra. Arrivati! Arrivati, c'è il forno enorme, caldissimo. Tra l'altro qui c'è qualcosa di appena sfornato, delizioso. Io già da ci siamo vestiti per l'occasione. L'impastatrice è più o meno come la tua, forse leggermente più grande. Allora, lui è Dario, il proprietario della panetteria. Oggi vedremo un po' di cosine da fare e faremo insieme. Faremo insieme delle trecce che sono la nostra specialità, la treccia di Ponte Pietra. La vedremo con un impasto classico e poi decideremo poi i gusti da fare dopo. Noi siamo qua in panetteria da tre generazioni, ha parlato mio nonno nel 1953, quindi sono un po' di anni che siamo qua. L'anno scorso abbiamo fatto i 65 anni e continuiamo la terza generazione. Mio nonno naturalmente faceva solamente il pane nel forno a legna, oggi ci siamo evoluti seguendo le esigenze del mercato, con mio papà con i primi dolci, le crostate, qualche biscotto e qualche cosa tradizionale, da arrivare al giorno d'oggi dove invece andiamo a fare la produzione che va dal cioccolato fino al grissino, passando tutto quello che si può vedere in mezzo. Vedremo qualcosina oggi, faremo un po' di produzioni perché naturalmente anche per esigenze sia mie lavorative che durante la notte non è che possiamo avere dei tempi che danno le riprese, sia del coso ci siamo messi d'accordo con Giada e Claudio. Da Claudio, quindi riproporremo qualcosa durante il giorno di quello che succede nella notte, e mentre invece la pasticceria la facciamo direttamente perché questo è il nostro orario di pasticceria. Cominciamo! Andiamo! Allora, abbiamo pesato i primi ingredienti che sono naturalmente la farina forte, un briciolo di lievito di birra per l'attivazione ancora meglio dello lievito naturale, essendo sempre un attivatore dello lievito naturale, soprattutto per noi. Andiamo a metterli nell'impastatrice, così almeno facciamo la prima composizione assieme, poi andremo ad aggiungere la pasta del giorno prima, detta anche riga, che andiamo a rinfrescarla sempre del 50%, quindi praticamente resta proprio una pasta che abbiamo da quasi un anno sugli infreschi, che aiuterà la nostra lievitazione portando tutte le caratteristiche organolettiche che ha un prodotto lievitato di una determinata qualità. E come aroma invece usiamo un aroma naturale. Andiamo. Facciamo impastare. Appena si sarà preso diamo una seconda velocità. L'acqua naturalmente deve essere aggiunta con calma, un poco per volta. Una volta che abbiamo preso le farine con l'acqua, mettiamo lo zucchero. Questo in realtà è il treccione che c'era una volta in panetteria, quello che era una delle prime merendine che si facevano in take away, ma chiamavano merenda. Poi con l'evoluzione naturalmente è diventata la treccia più grande, dove vedo preso con ciliegia assieme, andiamo a aggiungere l'impasto del giorno prima.
Adesso vedi che l'impasto sta ancora molto sui bordi, perché c'è un problema di mancanza di grassi, quindi mancando il grasso non diventa ancora liscio su se stesso. Mi davo il burro. Poco alla volta, mi raccomando. Manteniamoti sempre che ogni giro sono almeno 4 giri di mani. Quindi la proporzione è questa. Sì, sì. Biscottoni senza zucchero. Ma che buoni! Che buoni! Sembrano quelli industriali. Sai già questo, va, cambia, va. Un po' di zucchero non fa male nella no, vita. No, no, ok. Che buoni, senti la consistenza. Sono magrissimi, eh. Oddio. Hanno una botta di burro. Per quello sono buoni. Oh. Aspetta. Dario. Mi sento meno in colpa. Dico, questi sono buonissimi, ma sai che preferisco questo? Ah sì? Te no. Lo giuro. Ah, a me piace sono questo. Mi interessa il burro. Questo. Vedi che la pasta ha cominciato a tirare, ha fatto prima lievitazione. E la apriamo, vediamo che ha già le prime bolle. Già. Ok. In maniera molto delicata la ribaltiamo sul tavolo. Delicatissima. Da mezzo chilo? 3 e mezzo. Ok. Già adesso vuol dire tardi. Ah sì, scusa. Lui ha rotto la 2. Non ce la fa tenere una mano ferma. Oh. No. Vai Giada, vai. Sai che parte dal semplice, va diretta con due mani. Ma scusa, ho le mani grandi. Molle, eh? Sono peggio che i cini, devono fare più pantaloni. Adesso lo lasciamo riposare 10 minuti. Trecce. Questo è quello di là, se vuoi andare a vedere. Facciamo il secondo incarto. E andiamo. Chiediamo già la forma delle trecce. Vai già là. Comunque deve avere il suo nervo, eh. Voilà. Quindi mettiamo in cella di lievitazione. Saranno qua dentro le prossime 2 ore e mezza e poi dopo le vediamo come finiamo. Perfetto. Okay. Allora abbiamo fatto la treccia, che questo qua è il treccione classico,
treccione alle mele, la focaccia, e quella là invece è una treccia alle tre cioccolate. Bianca, latte e fondente. Fantastico. Le inforniamo. Quanto hanno di cottura, Fabrizio? Un quarto d'ora? Ovviamente che abbiamo riscaldato il forno, abbiamo fatto un altro nostro grande classico che sono i buche e li mettiamo in forno. Ecco le focacce ed ecco le trecce. Amaretto? Ragazzi, c'è morbidissima, fantastico. Allora, per oggi termina la prima parte del video, ma vi aspettiamo sabato prossimo per vedere il resto della giornata dal panificio Calcagno, in cui prepareremo il pane, i grissini, e Dario ci svelerà tutti i segreti per un buon pane. Quindi vi aspettiamo sabato prossimo, mi raccomando. Ciao ciao.